Intanto che aspettiamo i panini, il Cri ha deciso di giocare alla play a biliardo. È un bel po' che non ci gioco, non ci Cosa? gioco. È un bel po' che non ci gioco. Ma vinci? Ma penso proprio di sì. Io penso proprio di no. Schiappetta! No, No, ti stava entrando la no. Non bianca! è vero, Sì, l'ho visto sono tutti a io! posto. Questo nuovo video, io stamattina mi sono alzata, ma starei molto volentieri a letto. Oggi inizia una nuova giornata, un nuovo weekend, perché è sabato mattina. Avete presente quando vi alzate tutte assonnate con un pizzico di nervoso? Non capisco come mai mi sento così in questo momento, ma mi devo dare una regolata. Non so come mai, boh, avrò fatto un brutto sogno e non mi ricordo, non lo so. Comunque, mi sono già preparata la mia fascetta perché adesso vado a lavare il viso, ho già bevuto il caffè, stamattina zero fame, tra l'altro. Ecco, mi sono alzata anche che non ho fame, vabbè. Comunque, mi sono alzata che ho tutte io stamattina, praticamente. Adesso vado a fare skincare, mi vesto e ci vediamo dopo. Anzi, sapete cosa facciamo? Mi vado a lavare anche i capelli, visto che comunque sono 3 giorni che non li lavo, adesso direi che è arrivata ora. Io ultimamente li sto lavando, cioè in estate li lavavo tipo tutti i giorni. C'è stato quelle 2 o 3 settimane che li lavavo tutti i giorni. Sapete, la mia fissa per i capelli, io odio lavarli sempre perché io sono sempre stata convinta: più li lavo, più si rovinano. Certo, non è che sto una settimana senza lavarli, però almeno ogni 3 giorni sarebbe perfetto. Però adesso voglio lavare anche i capelli stamattina. Anche perché voglio provare il nuovo balsamo che ho comprato. Se avete visto il vlog, ma lo trovate nei vlog recenti caricati sul canale, dove abbiamo fatto un mega decluttering per quanto riguarda i prodotti del viso, i prodotti del corpo, i prodotti da skincare, i prodotti della body care, della hair care, di tutto, ragazzi. Abbiamo declutterato di tutto, perché avevo tanti lì prodotti vecchi che non mi sono piaciuti, che ho comprato e che poi ho accantonato lì. Quindi ho fatto una bella pulizia, mi avete dato tanti consigli anche voi. Io mi sono fatta una lista dentro nella mia agendina dove segno tutte le mie cose, che man mano che finisco voglio provare i prodotti anche che mi avete consigliato, soprattutto dei balsami e dei sieri viso. Man mano che termino i miei, voglio provare quelli lì. Oggi, per esempio, voglio provare il nuovo balsamo, appunto, come vi dicevo prima, che ho comprato da Eurospin, ed è cocco e vaniglia, se non mi sbaglio. Comunque ha una profumazione pazzesca. Voglio vedere, speriamo, se è valido, è un'altra di quelle scoperte top di Kati. E poi l'ultima cosa, e poi vado a fare skincare, voglio farvi vedere anche degli acquisti che ho fatto ieri dai cinesi e poi che mi sono arrivati a casa, cioè dai cinesi ci sono andata personalmente, e poi degli ordini che mi sono arrivati a casa direttamente dal corriere, di Zalando, di Terranova e di Tezenis. Ragazzi, ho preso delle cosine troppo carine, sono 4-5, non sono tantissime, ma ci tenevo a farveli vedere. Sapete che io è raro che compro abbigliamento, perché di solito mi viene, cioè quest'anno ho avuto tanti di quei regali di abbigliamento che non ho avuto modo di comprarli perché ho l'armadio che esplode, però 2 o 3 cosine ogni tanto me ne prendo anch'io. Ho deciso di fare prima i capelli, poi skincare e poi mi vesto. E il nuovo balsamo, beh, questo è il mio solito lietto dei capelli che utilizzo, e il mio termoprotettore. E finalmente ho solo prodotti che utilizzo. Il nuovo balsamo è questo qua. Adesso sto usando questo, sempre usato, che è quasi finito, della Splendor, che amo, ragazzi. Però ho preso questo, ed è della Nearior Air, comunque della linea capelli dell'Eurospin, balsamo cocco e vaniglia. Io è raro che compri balsami all'Eurospin perché, insomma, ne ho tanti preferiti, però ragazzi, cocco e vaniglia è una profumazione pazzesca. Mi piacerebbe, YouTube dovrebbe inventare qualcosa per farvi sentire la profumazione, che è qualcosa di spettacolare. Adesso lo proviamo, però come shampoo il solito mio. Ragazze,
trasformazione restauro fatto, ho messo anche le lentine, quelle glitter violet, sempre di, non mi viene mai il nome, Just for Kira, non mi viene mai, e ho stirato i capelli finalmente. Vi ricordate che avevo fatto le ciocche rosse? Ma dove sono le ciocche rosse? Qua sembra blu tra un po', però li ho stirati finalmente, ne avevo proprio bisogno. Ho messo la canottierina nuova che mi ha regalato mia suocera, non mi ricordo se era Tezenis o Bershka, una felpina, i pantaloni rosa e adesso caffè. Ebbene sì. Sono le 10, però voglio il caffè, ragazzi. Mi sono seduta qua perché intanto che bevo il caffè, sotto non sono nuda, ragazzi, come vi ho fatto vedere prima la canottierina. Intanto che mi bevo il mio caffè, volevo farvi vedere due acquistini che ho fatto. Volevo cominciare subito da quello dei cinesi, perché dai cinesi ho preso una cosa, se non mi sbaglio, sì, una cosina, che è un vestitino troppo troppo carino. Non posso farvi il try on haul perché sono nel periodo di noi donne, però me lo vedrete indossare sicuramente. Ed è questo qua con il colletto, è tutto nero e poi ha sulle maniche, è aperto, troppo carino, io spero che renda. È aperto tutto qua e poi in vita si stringe e scende in questo modo un po' svolazzante, un po' tagliato. Io lo trovo davvero super 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 carino e non vedo l'ora di farvelo vedere indossato. Poi ho preso questo, l'ho pagato 10 euro, 12 euro, se non mi sbaglio 12, ma forse 10, comunque o 10 o 12 euro, non mi ricordo di preciso. Poi da Zalando ho preso un altro paio di pantaloni, questi qui ho preso, non mi ricordavo, ah sì, una M, ok, di questi qua neri classici che io utilizzo e di questi ragazzi, se seguite i miei vlog avrete visto sicuramente la mia collezione perché ne ho 4 come minimo, con questo 4 forse o 5. Comunque io li amo questi pantaloni, sono molto molto stretti in vita, tipo leggings, ma di un cotone meraviglioso e anche se si suda, io li utilizzo per esempio anche quando faccio workout. Sono davvero fantastici, ripeto, vi farò vedere tutto indossato, non vi preoccupate, che sicuramente me lo vedrete indossato nei vlog perché sono cose che adesso posso utilizzare. Poi allora, i pantaloni erano costati sui 17, 16, 17 euro. Poi, partendo da Tezenis, allora, una cosa l'ho acquistata io e una cosa è stata un regalino di una mia amica che ti mando un bacio tesoro, te sai chi sei. Comunque, cominciamo subito dal regalino che ho avuto e l'altro giorno l'ho vista e vabbè, mi sono emozionata perché sapete che io comunque tutte le mie amicizie, tutte le mie frequentazioni, voi mi dite sempre, mi scrivete sempre nei commenti: ma Kati, ma non hai amici lì dove abiti te, di qua di là? Io ce li ho tutti a Milano, ragazzi. Io le amicizie ce le ho a Milano, le mie amiche più strette ce le ho a Milano e quindi quelle poche volte che le vedo, facciamo festa per quello che non vedete mai persone comunque sul mio canale, ecco, diciamo così. Questa è la canottierina di Tezenis, eccola qui. E guardate quanto è molto elasticizzata ed è fatta tutta a righe. Se non mi sbaglio, aveva i bottoncini. Sì, ha tre bottoncini sul davanti. Eccoli qua. Spero che si vedano. E sono davvero, davvero. Cioè, è davvero sono. Sono anche quello che sto dicendo. Sono davvero. È davvero carinissima. Poi è abbastanza lunghina. La cosa che mi piace tanto è che è molto elasticizzata. Mentre io, io da Tezenis, che bello! Questo è un topino stupendo che, ripeto, per l'ennesima volta vedrete tutto indossato. Sempre di Tezenis, ho preso, sono troppo emozionata di questo qui, lo volevo da un casino. Dadan, guardate che meraviglia! E in mezzo ha il laccio, adesso ve lo faccio vedere bene così capite bene, e ha un buchino anche qua perché si allaccia. Adesso beh, non fate caso come l'ho allacciato io, però è davvero carinissimo. Poi con tutti questi fiori, con tutte queste palmette, è davvero troppo troppo bello. Fatemi sapere se vi piace.
Sono onesta, mi piace di più questa perché questa diciamo che è più fine, secondo me. Fatemi sapere comunque voi. Pezzo 1, pezzo 2, quale vi piace di più? Invece, siete pronti? Terranova. Terranova, ho visto una canottierina, che in realtà non è proprio una canottierina perché è una con una manica, non so come si chiama al preciso, sono bravissima a spiegare. Comunque, è questa qui, è con una spalla, insomma, monospalla si dice, penso che sia canottiera, toppino, monospalla. Ecco, forse ho azzeccato i nomi, correggetemi. Ha un fiore classico mio, di che colore vuoi che sia? Rosa, attaccato sulla spalla, e questa è la maglietta. C'è scritto Lovers e cos'è che era? Va, non mi ricordo più. Allora, Natura e Lovers, e sì, Natura e amore, è troppo troppo bella. Adesso ho lavato tutte le cose, sono tutte super stropicciate, però è troppo carina. Ve la faccio vedere bene dietro con la speranza che si capisca. E di questa ho preso una M. Ho detto no, non potevo non farvele vedere nei vlog, infatti oggi ne ho approfittato per farvelo vedere perché intanto il caffè diventa freddo, bevo un ice coffee. E ho detto intanto li faccio vedere, poi sicuramente li vedrete indossati nei vari vlog, questo è poco ma sicuro, intanto ve li ho fatti vedere, spero che vi piacciano. Io ripeto, è raro che acquisto abbigliamento perché me ne viene regalato tantissimo, soprattutto da... non posso dirlo. No, vabbè, anche il Cree mi regala tantissimo abbigliamento, però lui, sapendo la mia passione per il make-up e sapendo che comunque l'armadio che è strapieno e che sembra che c'è una bomba nell'armadio, da quanta roba ho, non spendo soldi in abbigliamento. Però c'è sempre l'eccezione, quella volta che mi piace spendere anche a me per l'abbigliamento, e vedete, io spendo più sui trucchi che sull'abbigliamento perché diciamo che non lo so, va un po' a passioni, va un po' a gusti, però anche a me, insomma, piace. Sono una ragazza anch'io, mi investo anch'io, mi piace anche a me vestirmi. Diciamo che tante volte mi dite nei commenti: ma Cati, ma qual è il tuo stile? Allora, il mio stile è molto sportivo, però hip hop barra sportivo, però. Quando mi gira, Katy si trasforma totalmente e diventa super elegante. Proprio sono, diciamo così. Ecco, questo è il mio stile. Però hip hop, bellissimo. Comunque, ragazzi, queste erano le cosine. Adesso finisco il caffè. Aspettiamo che arriva a casa il Cree mezzogiorno e non so cosa cucinare. Vedremo un po' cosa faremo. Adesso sono qua sul terrazzo e sto registrando anche un casino di stories. Registrando, sto facendo un casino di stories, quindi se non mi venite a seguire su Instagram, se non mi seguite ancora, ve lo lascio qua in alto così se vi fa piacere, mi venite a seguire. Questa è la situazione davanti a casa e guardate che macello, questa è tutta la legna che hanno tagliato mio suocero col Cree e qua c'è lo spaccalegna e qui c'è ancora tutta la legna da tagliare. Che macello! Mi ha appena chiamato il papà del Cree e mi ha detto che quando arriva a casa oggi cucinerà lui il risotto con le zucchine e lo speck. Oggi non cucino, sì! Sono impazzita! Intanto sto facendo andare la lavatrice perché poi mi serve libera per quando arriva a casa il Cree che c'ha tutte le sue cosine del lavoro. Qua mi si è raffreddata la piastra, io la amo, ragazzi, ve la mostro tantissime volte, ma è quella che mi ha regalato un'iscritta di voi e davvero vi... grazie, grazie mille perché è diventata la mia piastra della vita. È bella. Un giorno dovrò mettere a posto anche il cassetto delle spazzole, delle piastre, dei phon perché ho un macello. Qua intanto ho già preparato tutto l'occorrente per cucinare a mio suocero che è andato un attimo a fare la spesa con mia suocera, genitori del Cree. Qua ci sono già i piatti, tre perché mia suocera non mangerà con noi, ma mio suocero sì, quindi ho preso tre fondine, le zucchine dell'orto, sono troppo belle, un po' strane ma belle. Poi usiamo il fontina nel risotto, lo speck e il classico risotto arborio. Ci vediamo poi a tavola, cioè quando ci vediamo a tavola. Vi faccio vedere. Tanto qua ieri li ho lavati e li ho stirati ieri sera, adesso devo metterli via che sono i centrini, volevo e ci tenevo a farveli vedere che sono quelli che ha fatto la mia mamma. Guardate che belli. Questo è uno dei centrini, lei aveva la passione all'uncinetto e
praticamente ne avrò 50 di questi, li amo da morire. Adesso non mi perdo più in chiacchiere, ci vediamo quando arriva mio suocero che cucinerà il risotto, cioè ci vediamo a tavola col risotto pronto. Piccola cosina, scusatemi, volevo un casino di cose da farvi vedere oggi. Provate ragazzi, io li ho trovati da Sigma a 1,99 o 2,99, penso 1,99, non mi ricordo di preciso. Comunque sono i baci Perugina, però è in edizione limitata. Guardate che meraviglia, con Dolce Gabbana. Sono troppo troppo buoni, ne ho già mangiato uno, ma guardate anche la confezione. Ditemi se non sono stupendi, questi sono, ma metti a fuoco, spero di sì. Comunque questi sono i baci Perugina, che carini, sono troppo troppo belli. E poi buoni, perché questi non sono come quelli al caramello, ma sono con la nocciolina dentro, il cioccolato. Troppo buoni. Basta che il crino me li ruberà. Cosa che sarà molto probabile che ne mangerò uno su due. Finito di mangiare, adesso sparecchiamo e avanzato questo, che è la panna cotta, che l'hanno mangiata il Cri e il suo papà, ma alla fine suo papà ha detto che non la voleva, quindi l'ha mangiata solo il Cri. Ragazzi, che mangiata, sono super 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 piena. Aiuto, oggi è anche una bellissima giornata perché già si vedeva da stamattina, però wow, fa proprio caldo, infatti penso proprio che tra un po' toglierò la felpa. Adesso penso proprio che mi metterò a guardare il mio film, ho tolto la felpa perché sto crepando di caldo. Penso proprio, visto che il Cri è andato fuori ad aiutare suo papà con la legna, almeno finiamo di tagliarla e tutto quanto, vado assolutamente io a guardarmi il mio filmetto Hansel e Gretel, è troppo bello, però non in cartone, in versione film, I cacciatori delle streghe di streghe ed è fantastico. Film è finito e mi sono messa la borsa e le scarpe perché venite con me un attimo in paese, intanto che loro sistemano qua. Noi andiamo a prendere due cosine perché mi servono anche le pagliette perché sennò aiuto in cucina. E niente, andiamo. Appena uscita di casa, intanto oggi volevo salutare Sara Bellino e Ilenia, Massimo e Brian. Stavo mettendo la mano sopra la videocamera. Mando un bacione, grazie che mi seguite. Se volete essere salutati anche voi nei miei video, commentate nei commenti con hashtag salutami e io vi saluterò volentieri. Andiamo in paese. Oggi intanto devo andare da Sigma a prendere le pastiglie, no le pastiglie, se ci sono le pastiglie per la lavastoviglie, non ce l'ho neanche. Allora mi serve da Sigma le pagliette, poi vediamo magari se prenderemo sicuramente qualcos'altro. Passano anche le moto, scusate il rumore, c'è anche un po' di venticello. E poi voglio vedere in edicola se sono uscite delle nuove riviste. Speriamo. Almeno ne approfitto per fare una bella passeggiata perché oggi è una bellissima giornata. E visto che ultimamente stanno facendo giornate fredde, ho detto al Cri: assolutamente vado a piedi. Sono appena uscita anche da Sigma, eccola qui. Dopo vi faccio vedere cosa ho preso a casa, però non ho trovato niente in edicola, solo una rivistina con un detergente mani, ma non mi interessa, ne ho già mille a casa. E niente, proviamo a vedere l'altra edicola, se no torniamo a casa. Oggi non è una di quelle giornate fortunate, assolutamente niente, non ho trovato niente. Adesso andiamo a bere un caffè e torniamo a casa. Comunque sono contenta di essere andata a piedi perché mi sto godendo la giornata. Sembra di andare indietro col tempo, è ancora bel tempo. Che bello, guardate queste casine, che belle. Sono molto particolari. Anche il cielo è bello oggi. Wow. Comunque sembra decisamente una giornata d'estate, io sono uscita con la felpa ma sto crepando nella maniera più enorme possibile di caldo, sto crepando nella maniera più possibile. Vabbè, non so nemmeno di cosa sto dicendo ragazzi, lì c'è anche un camper, si vede che sono in campeggio. Sono quasi arrivata a casa, meno male.
Fa morire perché metti la felpa oggi, togli la felpa, metti la felpa, togli la felpa, metti la felpa, togli la felpa. Domani comunque vogliamo anche fare la grigliata, che è domenica, però voi vedrete, non so quando caricherò questi video, dipende da quando riuscirò a montarli. E poi questa settimana usciranno tanti video particolari perché devo aspettare dei pacchi e voglio farveli vedere, e soprattutto mi deve arrivare un pacchetto da una di voi, poi scoprirete tutto. Arrivata a casa e mi sono decisamente cambiata, ragazzi, perché sono tutta sudatissima. Adesso vi faccio vedere le due cosine che ho preso da Sigma. Eccoci qua, allora, a 1,99 ho preso un pacco di salviette Lisoform per la pulizia di casa, che comunque sono la vita, ragazzi, le avevo finite. Io le utilizzo soprattutto per il letto, per far giù la polvere in casa, per il contorno del letto, cioè per tutto, e sono la vita. Infatti ne ho preso un pacchettino, ci sono rimasta perché costano davvero tantissimo. Poi a 2,99 l'uno ho preso le scorte dei deodoranti del Cree, lui utilizza solo della Dove, quello al talco, è il suo deodorante della vita. Poi ho preso le pagliette che vi dicevo, lo sapevo che non, che andavo per le pagliette prendevo altro anche, alla Sigma, queste sono costate 99 centesimi. E poi ho preso due cavolatine che sono dei piedini a lecca lecca con tutta la polverina che frizza in bocca, e queste sono costati 1 euro l'uno, troppo carini! E questi erano gli acquistini, che caldo ragazzi! Ragazzi, stasera abbiamo intenzione di andare nel ristorante dove lavora mia suocera e prendere dei panini con fontine e salame, così almeno sabato sera mangiamo così, che in quel ristorante non sono panini classici, sono buonissimi e sono troppo buoni comunque, e infatti li vogliamo prendere, e mangerà anche stasera con noi mio suocero. I panini lì sono la fine del mondo, tenete conto, poi quando arrivano che li prenotiamo e ce li portano, poi ve li faccio vedere. Mi ricordo la prima volta che li ho presi che mi sono super innamorata, buonissimi. Poi devo rimettere anche lo smalto, sto cercando di far crescere le unghie ma faccio un po' fatica. Intanto che aspettiamo che arrivano i panini, il Cree sta accendendo il camino e dopo mangiamo. Non vedo l'ora perché ho famissima. Te hai fame, amore? Abbastanza, sì. Io senza abbastanza, io tanta. Non esageratissimamente. Ecco, come se non avessi mangiato oggi, è da notare quello. Infatti, sembro... Non ho mangiato niente. Infatti ho solo mangiato... 3 piatti di riso. No, 3, non è vero. 2 per 1 abbiamo mangiati, perché ho fatto proprio 1,5. Ho fatto proprio il bis oggi. Oggi davvero ho fatto il bis, buonissimo. Comunque oggi... Classico, temperatura caldissima, ne ho approfittato per andare in giro, però nello stesso momento, adesso indovinate, felpona, oggi proprio è stato un continuo levi, metti, metti, levi, metti, togli, togli, metti la felpa. Oh, sì, perché oggi a camminare, amore, è un caldo assurdo. Levi, metti, metti, levi, metti, levi. Ecco, e intanto quando sono arrivata a casa mi sono cambiata. Poi, durante il giorno, continuavo a mettere, togliere, togliere, metti, mettere. Togli, metti, levi. Ecco, la felpa. E adesso invece non si può neanche togliere perché fa un freddo assurdo. Infatti non il Cree... accendere il camino adesso. Il Cree adesso sta accendendo il camino, mentre aspettiamo il suo papà che ci porta i panini, perché è andato a prenderli lui alla fine, dove lavora mia suocera, appunto, la sua mamma. E niente, quando arrivano ci vediamo che ve li faccio vedere, sono troppo buoni. Comunque ragazzi, volevo farvi vedere una cosa, che ho accorciato queste ciocchette qua e devo ancora abituarmi. L'unica cosa che quando io li stiro, a parte che, come mi avete detto Cati, ma che una volta vi avevo fatto un vlog dove stiravamo i capelli insieme, mi avete detto Cati, quanti ti durano i capelli lisci, guardate. Sono già massi, sembra che sono lisci, ma sì, oddio, sono lisci rispetto al solito, però sono mossi, vabbè, non mi dura niente a me la piega liscia. Ci vediamo dopo. Intanto che aspettiamo i panini, il Cree ha deciso di giocare alla play a biliardo. È un bel po' che non ci gioco. Non ci cosa? Che non ci gioco. Ma vinci? Ma penso proprio di sì. Io penso proprio di no. Schiappetta! No, no. No, ti stava entrando la bianca! È vero. Sì, l'ho visto io!
Arrivati i panini! Buon Coca. appetito! Sì, Poco acqua. Coca. Anzi, buona cena. Buon weekend. Sai che è sabato sera. Domani grigliata, ragazzi, preparatevi. Ragazzi, io sono appena uscita dalla doccia, sono bellissima. Comunque, io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Noi andiamo a nanna, almeno ci mettiamo un po' a giocare alla play, poi magari non so se guarderemo un film. Intanto giochiamo. Intanto cominciamo a giocare, poi vedremo come andrà la serata. E niente, noi dopo andiamo a nanna, vi mando un bacione, grazie per essere stati con me. Anzi, adesso vado a mettermi con lo smalto che è sempre più ridicolo. Spero che vi sia piaciuto questo video, grazie che siete stati con me tutta la giornata, spero che vi sia stato anche di compagnia e ci vediamo domani e preparatevi perché domani griglia, tona e meno male. Ciao!